3 giorni all'Aquila per pulire il mondo. Una manifestazione nazionale che torna, promossa da Legambiente, alla quale però quest'anno hanno aderito Comune, ASM, coinvolgendo più di 200 studenti di 4 circoli didattici cittadini e soprattutto ben 10 associazioni locali e proloco. Non solo il centro storico, ma anche le frazioni. Il 20 settembre l'iniziativa partirà al Parco del Sole alle 9.30, uno spettacolo di educazione ambientale al Teatro di Beverly Pepper, curato dal Teatro dei 99 sulla differenziata. A seguire ci sarà una caccia al tesoro. Nelle altre 2 giornate invece il centro in evidenza, ma anche le frazioni. Le associazioni e le proloco infatti faranno attività in Piazza Duomo, Onna, via Monsignor Pimpo, la Villetta, Colle Sapone, Parco Giochi del Castello, Piazza Sant'Amico e Centro Sociale di Civita di Bagno. Ai bambini verrà consegnato un kit acquistato grazie all'ASM e anche alle altre associazioni verrà fornito materiale per la ripulitura. A tutti i cittadini che vorranno comunque collaborare all'iniziativa, ASM regalerà dei sacchetti biodegradabili compostabili per la raccolta differenziata dell'umido. Credo che parta molto dai giovani, infatti uno dei nostri progetti è proprio quello di rientrare nelle scuole e far capire l'importanza di tenere pulito il nostro ambiente, quindi ogni iniziativa che è tesa ad ottenere questo risultato ci vede sicuramente validi alleati. Primo pensiero nel momento in cui abbiamo aderito a questa manifestazione nazionale articolata su 3 giorni, 20, 21 e 22, come dicevo, il primo pensiero è andato proprio ai ragazzi delle scuole. Anche nelle edizioni precedenti a cui il Comune ha aderito sono stati coinvolti, quest'anno però abbiamo inteso farlo in modo più sostanzioso. Abbiamo la partecipazione di 4 circoli didattici per un totale di circa 200 bambini, quindi rispetto agli anni precedenti abbiamo quadruplicato quasi il numero delle partecipazioni. Sui ragazzi, ovviamente dai ragazzi parte la tutela e il preservare l'ambiente e il nostro territorio, è da loro ovviamente che si deve ripartire.